dicevo prima, sapere già adesso quali sono le difficoltà, perché sembra che tutto è scontato, basta avere il talento e si arriva, quelli che sono i percorsi per cui la gente di cui necessariamente bisogna avere bisogno vicino, come il vocal coach è indispensabile nella fase, in tutta la fase della carriera di un artista dal punto di vista appunto artistico, che ti accompagna, ti porta per mano, ti migliora, poi si cambia e ci deve essere sempre una figura artistica vicino, ci deve essere anche un'impresa, chiamiamola impresa, a voi vicini, a voi vicino, perché sì, certo, miglior imprenditore di voi stessi per la vostra arte non c'è persona al mondo, d'accordo, però al tempo stesso bisogna avere l'intelligenza, l'umiltà, la disponibilità mentale di appoggiarsi a qualcuno, ricordatelo sempre, perché senza di qualcuno non si arriva mai al successo, oggi più che mai. Io ho fatto 15 anni in una major lavorando con gli artisti in promozione radio e televisiva alla DMG, all'attuale Sony, per cui la più grande industria discografica nel mondo. Ho avuto a che fare dagli U2, Depeche Mode, agli italiani dell'RCA, per cui tutti più storici, come i giovani, cosa che davvero a me premeva di più. Quello che è successo negli ultimi 10 anni, anche per questo ho cambiato area, cioè ho avuto quella fortuna di avere la proposta dalla direzione artistica di Radio Italia e me ne sono andato a malincuore, perché comunque la discografia già soffriva nelle economie, perché di fatto c'erano sempre meno soldi, io lavoravo in promozione, la promozione erano idee, le idee costavano e non mi piaceva alzarmi la mattina con le solite promozioni standard di disco per disco, perché non c'erano i soldi. Allora si investiva sulla promozione, allora veramente rischiavi il tuo e mi piaceva prendermi la responsabilità di metterci dei soldi dell'azienda a fronte e per promuovere un giovane specialmente. Perché era bellissimo il mio lavoro allora, perché ogni artista, voi siete diversi l'uno dall'altro, per cui dovevo entrare nella mentalità, nella storia, ci convivevo 24 su 24, su 24 con l'artista proprio per conoscere la persona prima di quello che scriveva. E al tempo stesso ogni disco dello stesso artista cambiava di disco in disco. Ci sono esempi che nella discografia di un solo artista trovi delle opere prime totalmente diverse dalle ultime, per cui dovevi anche te crescere insieme a loro, cambiare insieme a loro, adeguarti insieme a loro. Adesso tutto questo già non c'è più, perché non c'è la possibilità per un giovane di avere 7 album come ebbe in Polygram il signor Biagio Antonacci prima di fare Iris. Non c'è più questa possibilità. Adesso vi danno un colpo in canna, uno. Devo andare al centro, se no veramente il prossimo singolo non so se lo faccio fare. Figuriamoci arrivare al terzo, figuriamoci arrivare a un album. Ma vi dico tutto questo non per smontarvi, non per demoralizzarvi, anzi, attenzione, tutto il mio discorso è dire ok, oggi è cambiato il panorama, il mondo, ci sono più difficoltà, c'è più offerta, tutto questo è difficoltà per arrivare al famoso discorso del successo. Ma questo deve servirvi come stimolo. Stimolo, perché laddove, io ho sempre visto, laddove c'è la difficoltà, presumendo che c'è il talento, se c'è perseveranza, anzi metto prima, umiltà, perseveranza e costanza nelle cose, perseveranza e costanza e fiducia nelle persone a voi vicine, può essere che col tempo, messi insieme tutti questi fattori, si arrivi al successo. Vi è chiaro questo discorso, le differenze dalla generazione passata dei cantanti a quella attuale. Come si arriva al successo? Certo, abbiamo poco tempo per parlarne. Non è una formula magica, tutto giusto e tutto sbagliato. Il bello del mio lavoro è che quello che piace a me, adesso da radiofonico, ma cerco sempre di vederlo in chiave generale di mercato, non personale, può non piacere anche solo al tuo amico vicino che ha gli stessi gusti tuoi. Attenzione, non è questione di essere
così targetizzati a gusti. È proprio così bello il nostro lavoro che tutto è opinabile. Ed è per questo che questa storia qui del fatto che quello che io ritengo brutto può essere invece bello, il successo può essere dietro l'angolo veramente. Io mi sono sbagliato in questi anni per molti successi che sono diventati tali, che al primo ascolto non mi dicevano nulla, anzi, poi invece con una serie di fattori che Panorama offre, sono diventati successo. Viceversa è anche il discorso, è valido il discorso, anzi, sul crederci nelle cose. Io non conosco una nota, non so certamente cantare, ma ritengo dopo 30 anni di esperienza di avere un minimo di orecchio per capire quello che potrebbe funzionare, dico sempre condizionale, potrebbe o meno funzionare. E non è una, bisogna anche lì, da parte nostra, assumersi un ruolo di, non dico di prevalenza rispetto all'artista, perché l'artista è alla base di tutto, però bisogna imporsi sulla scelta dei singoli, sulla scelta anche del percorso, dell'indirizzo da avere, e bisogna che da parte vostra ci sia questa predisposizione mentale a fidarvi di chi vi sta vicino, perché se vi dice le cose è per il vostro interesse, che poi diventerà anche il mio, d'accordo, ma partiamo dal vostro interesse. Per cui se c'è questo rapporto di estrema fiducia e di rispetto dei ruoli, già partite bene. Vi è chiaro? Ho fatto questa base perché magari sono cose che, anzi sicuramente sono cose che già sapete, perché è la base dell'educazione, dello stare al mondo, non solo applicato alla musica, ma nel stare al mondo, di rispettare, considerare e avere fiducia di chi ti vuole bene e chi vuole il tuo bene. Per cui quando poi è applicato al vostro lavoro, scattano i famosi meccanismi magici che determinano il successo di una persona. Poi ci sono le cose standard, certo, le cose che dovete sapere. Chi vi sta vicino, chi vi deve stare vicino, poche persone affidate, come si compone una casa discografica, e certo non si può spiegare in 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora che stiamo qua, però documentatevi, oggi internet è pieno. Il ruolo del manager, quanto e quando deve subentrare, quanto è importante e quando deve subentrare, come si compone la casa discografica, i vari uffici che troverete, perché scegliere una major piuttosto che una indipendente oggi. Poi entriamo nel merito adesso, e successivamente, quando entrate nel discorso promozionale, capire quelli che sono i percorsi promozionali da fare, perché oggi ce n'è molti di più di ce n'è molti di più di strade rispetto a un tempo, un po' anche per la necessità, perché di fatto entriamo nel discorso promozionale. Supponiamo che abbiamo un bel disco qua, vostro, cosa ne facciamo? Bisogna promuoverlo, no? Per cui bisogna andare o presso la casa discografica che dispone di un ufficio radio, di un ufficio stampa, di un ufficio televisione, promozionale e web. Questi quattro canali sono alla base, sono quattro re, e dipende dal prodotto, sono più o meno importanti tutti. Se la casa discografica non dispone, cosa sempre più probabile oggi, dei soldi per promuovere anche il prodotto, si dà all'ufficio promozione esterno, cioè la casa discografica che stampa e distribuisce il prodotto ma non lo promuove delle volte. Allora il mio consiglio, oltretutto, laddove avete 2 lire da investire, datelo in esterno. Perché? Perché una major come la BMG, allora io avevo 20 prodotti da promuovere, adesso ce ne sono 50 da promuovere tra local e international. Finirete nel roster numero 36 del roster artistico della BMG. Cioè, che senso ha? Cioè, che lavoreranno sicuramente e naturalmente con la mano sinistra. Perché proporre a Tony Vandoni dalla Rai di Rai Italia 32 pezzi al mese, non passerà nessuno dei 32, o ne passeranno 3. E perché gli altri 30 devono essere svantaggiati? Allora fatevi la vostra promozione esterna, che è più controllata. Altro discorso
macroscopico che voglio farvi sui rischi, sui soldi che non dovete spendere. Ve l'ho accennato prima. Voi interrompetemi se avete, se non avete capito qualcosa o se avete implementazioni da chiedere. I soldi da spendere o da non spendere, perché c'è questa scelta da fare che vi, a un certo punto della carriera vi porrà la domanda di che, dove li spendo i miei soldi. Partendo dal presupposto che cerco, come ho detto prima, di consigliarvi di essere indipendenti in tutto, indipendenti nella scelta di un manager, se c'è, ma non è certo la prima cosa che bisogna ambire, è conseguenziale a un successo eventuale. Alla casa discografica, la differenza tra manager e indipendenti, ve l'ho detta, ve la ripeto, che oggi abbiamo a che fare con tre, solo tre, un tempo ce n'erano almeno 10 di major multinazionali, adesso si sono comprate, assemblate tutte e sono rimaste in 3: Universal, Warner e Sony. Intorno a loro gravitano dozzine di etichette indipendenti, ma sempre facenti parte di casa madre di cui sopra, Sony, Universal o Warner. Poi c'è tutto un mondo di etichette indipendenti che si appoggiano alle major solo come distribuzione, vi è chiaro? Per cui potrebbe essere anche questa una società di servizi, oggi la casa discografica, la major, che serve solo per distribuire il prodotto. Ma anche lì oggi sul digitale per fortuna ci sono alternative come Believe e Artist First, che non sono major ma distribuiscono sia sul digitale che sul fisico il disco molto bene, anzi lo fanno spesso per conto delle major, è molto meglio di loro, per cui anche lì va a cadere il discorso dell'importanza di avere una major, vi è chiaro? Sul discorso indipendenti però soprattutto c'è il discorso che siete tre persone, non 30 persone, che guardi in faccia, che loro ti guardano in faccia e ti rispettano molto di più, perché siete in pochi, umanamente ci si conosce subito, B perché rischiano del proprio portafoglio, quello che dicevo prima, se io oggi, casa indipendente, rischio 100 euro sul tuo disco, voglio che diventi che vado almeno alla pari e farò di tutto per arrivare a ripagare dell'investimento che ho fatto, tutto quello che poi hai guadagnato ben venga, però almeno avete questo tipo di garanzie che lo sforzo, cioè che l'ha messo quell'imprenditore, verrà supportato da un impegno diverso da quello che vi può dare la major. Pensate che ci sono situazioni scandalose oggi che vedono coinvolte le case discografiche, le major, alcuni casi, non faccio né nomi né cognomi né di case, ma è successo che hanno preso un roster artistico dei giovani per strapparlo al nemico, come spesso succede anche nel calcio, li comprano, poi li lasciano in panchina perché comunque non gioca nella squadra avversaria, e già lì umanamente mi fa girare il coglione perché è la vostra vita. B, addirittura produrvi il disco per loro non è un costo ma è un ricavo, addirittura, perché vanno a scaricare l'IVA sul vostro prodotto, perché è un glielo consente la legge, è un prodotto uscito ha fatturato da dei professionisti e vanno a scaricare, però rimane lì, gli è servito solo per un discorso fiscale. Vi rendete conto? Tutte queste cose dovete saperle in generale. Ripeto, non è sempre e per tutti così, però già correre questo rischio non mi piace. Questo in generale sulle case discografiche. Sui promoter, vi ho detto, io preferisco identificare il promoter adatto a noi, perché lui ha cantato in un modo diverso da te, diverso da te. Ogni artista, secondo me, deve avere una idea ben precisa a che promoter rivolgersi, perché ci sono, e anche lì va a cadere il discorso delle case multinazionali, perché la stessa persona, io che lavoravo su 30 prodotti totalmente diversi, non posso essere valido come il professionista singolo che lavora quel tipo di musica.
quel tipo di clienti promozionali, quel circuito promozionale di radio e TV adatte alla tua musica. Non si può essere universali come le chiavi inglesi che le adatti ad ogni bullone. Per cui umiltà anche da parte nostra, ma voi per primi dovete identificare chi può essere più adatto a promuovere il vostro prodotto. Vi è chiaro? Cioè, dimmi. Ah, a proposito di questo. Un microfono per lei, così sentiamo tutti. Sì, dicevo, a proposito di questo, allora a me è capitato, io e lui collaboriamo, abbiamo diverse situazioni, facciamo un genere che qua in Italia non è più di tanto calcolato, diciamo così. Noi facciamo un genere che va dal soul al funk, pro funk tipo Jackson 5, cioè anni 70-80, ok? Che vabbè, ovviamente per noi è fighissimo perché abbiamo scelto questa cosa, anche perché secondo noi le nostre voci si possono adeguare meglio a questo genere piuttosto che ad un altro genere. Il problema dove si pone è che all'oggi noi quello che abbiamo notato da ignoranti, tra virgolette, perché chiaramente siamo qua, tutti gli altri ci proviamo, poi effettivamente tutto questo mondo che c'è dietro non si conosce in realtà. Il problema qual è? Che all'oggi ci è stato detto, se vuoi fare serate, partendo senza andare a prendere dischi, fare serate in giro, le alternative sono due: o fai dance, quindi party band, quel che sia, e allora puoi girare, soprattutto in estate, altrimenti si va su un discorso pop, prettamente pop. Quindi c'è anche da dire che comunque trovare spazio. Poi noi giriamo a livello, tra virgolette, amatoriale, nel senso che non abbiamo un'agenzia, non abbiamo agenti, manager, quel che sia, però riuscire anche a vendere prodotti che sono magari un po' diversi, un pochino fuori l'ottica generale, che magari c'è qua in Italia, diventa impegnativo. Cioè, adesso va tanto il rap, va tanto hip hop, ci sono usciti mille e milioni di rapper, ma non si sente mai qualcuno che faccia soul, se non proprio giusto il caso, no? E già allora lo facciamo noi. Eh? E già lo rifanno. Ecco, subito. Io per fortuna vi ho ascoltato prima. Ho ben presente come canti te. Poi magari è solo un'illusione, cioè chiedo scusa. No. Adesso. Ho ben presente come canti te, ho ben presente come canta Marco. Non sapevo che canta, ancora lavorato insieme e ci sta, adesso che lo so. Il mio consiglio è, se riuscite, e non è solo per voi due, perché ognuno ha la propria caratteristica, e meno male, la cosa più importante è la peculiarità, la riconoscibilità immediata. Nel mondo, ho detto solo, la faccio nome, a qualcuno di voi, di stare attento solo a indirizzarsi preciso lì, perché prima di tutto è il genere, è la strada da fare, poi spazi intorno a quel genere, ma almeno stai lì, primo consiglio, non spaziare da destra a sinistra, ma proprio da destra a sinistra. Una volta che avete identificato quella strada, va bene. Non sto neanche a giudicare la strada più difficile, perché non entro nel merito e non mi permetto di dirti che cazzo stai facendo, perché è la cosa più difficile, perché la roba è tua, è troppo tua perché io possa giudicarla. Okay? Una volta, e nel rispetto del mondo in cui siete, soul, state lì, non abbiate paura di adattarvi troppo al discorso del mercato. E nota bene, sono discorso che sto facendo uno che ci lavora col mercato e col pubblico e dovrebbe dirti tutt'altro, dovrebbe dirti fai i pezzi radiofonici, fai i pezzi quelli che senti. Allora io ti dico l'esatto contrario, ascolta la radio. Voi, lo dico a voi che avete un talento vero, ascoltate quello che c'è in giro, bene, fate tutt'altro. Prego. Sì, sì, no, beh, nel mio caso effettivamente tanti mi chiedono come mai non hai fatto mai un disco, non hai fatto dei singoli, li faccio. Perché chiaramente sì, è vero che ho fatto un brano inedito, un brano che ho cantato prima nasce come un brano tranquillamente, come potrebbe essere un brano di Andrea, molto da cantautore,
curioso perché non ho scritto né musica né parole, ma ho scritto e ho fatto l'arrangiamento, ma perché ho dovuto prendere un brano che non c'entra nulla con il mondo e ricucirlo come se facessi. Tant'è che effettivamente tanti anni fa, è vero, effettivamente io sono una persona che non scende a compromessi, nel senso che se ti piace, ti piace, canto lo stesso, posso cantare anche nella vineria, la Varina di Verona, ma indipendentemente io canto comunque a priori, indipendentemente da qualsiasi altra cosa. E quindi mi è capitato anche nel passato di dover collaborare sicuramente a dei talent e anche alle selezioni già precedentemente, ma tanti anni fa, ancora 20 anni. E dove mi è stato detto di fare, che io dovevo fare stesso in questa serie, ma tanti anni fa, con un brano già scritto, registrato, che non ho mai fatto uscire da nessuna parte, doveva diventare l'antagonista di Gazzosa, di famosa Gazzosa, dove io ho detto assolutamente no. Ok, allora, io non sono d'accordo sul fatto che il tuo inedito che abbiamo ascoltato oggi è lontano da quello che era pure che avevo ascoltato prima. Tant'è che ti ho chiesto l'inedito in italiano perché eravamo tutti molto curiosi, al di là della tua timbrica bestiale, della tua potenzialità bestiale, come poteva essere applicato invece su un brano italiano inedito. Ti abbiamo chiesto veramente di fare un calcio di rigore e hai segnato, perché io mentre ascoltavo il tuo brano inedito ho detto è perfetto per lui, hai capito? Te lo dico proprio perché, ma non hai bisogno di essere, cioè, ero contento di aver avuto un riscontro uguale dopo che avevo ascoltato la tua voce. È quella la magia, è quella la soluzione. E non so quanti brani hai rovinato prima di arrivare a questo, però questo c'è. Questo lo dico, sarà anche fortuna, sarà anche ricerca, sarà anche bravura, sarà chi ti sta vicino, ti ha aiutato, ti conosce bene e ti ha dato un brano perfetto per te, lo dico a tutti, anche lì la perseveranza sta nel fatto di fare, buttare, rifare, e 100 canzoni le buttate via e poi mi insegna per conservarne una. Io ho visto esempi di stesse canzoni cantate da 100 artisti, proprio meno male l'hanno buttata via quella canzone, perché sarebbe stata buttata nel cesso, invece cantata dalla persona giusta è diventata. Ma prima di fare questa considerazione dovete farla voi, perché chi meglio di voi? No, nel senso che io in realtà parlo di me, nel senso che io ho ben presente, cioè io qui mentalmente sono un po' sbagliato e quindi ho ben presente l'ottica dove voglio andare e come effettivamente io posso esprimere l'ottica. Tante volte nel senso che trovo difficoltà, ma chiaramente con il discorso di genere effettivamente, quello è uno dei miei brani inediti dove posso esprimere una parte, non completamente, una parte effettivamente, perché ci sono altri brani che effettivamente non presentato effettivamente. Quando io, nel senso che mi hanno